Paese di San Maledetto, novembre 2018, oppure un giorno del cazzo, come un altro. Nel paese di San Maledetto l'anno del Signore 2018 sta per giungere a termine. Da meno di una settimana il clima si è irrigidito all'improvviso, mentre i disperanti abitanti del luogo stanno ancora lamentandosi per il troppo caldo. Ma qui ma fa freddo e sì che siamo pure a novembre e sì che a Montrana Simana si torna a Cavudia. Qui quasi nessuno sa dove si trova veramente e pochissimi sanno di non saperlo. Ma ultimamente sembra che la gente si stia ponendo delle domande nuove, capaci di mettere in pericolo l'ordine costituito. Ma questa cosa potrebbe mai portare di nuovo, si potrebbe chiedere qualche pseudo intellettuale, artistoide locale, tra una canna e l'altra nenti in un combà, e per chi già brandisce polemiche grammaticali sulla scrittura dei termini dialettali posso anticipare che chi scrive è determinato a considerarsi fuori da ogni grammatica, e allora nenti compà. Insomma qui abbiamo problemi con la grammatica e con la geografia, non perché non ci mandino a scuola, anzi, la scuola è una delle pochissime cose che ci resta, così possiamo imparare a leggere e a scrivere, a comprare su internet. A scuola ci andiamo per imparare a vivere, tanto la pratica fa grammatica e la domenica ci sono lo sport o la messa, per riparare ai peccati dello spirito e del corpo, e l'ordine non sarà casuale. Chi dice siamo una provincia dell'impero pensa di saperne parecchio, ma qui il problema non sta forse cambiando di portata, non staremo entrando nella storia o forse stiamo semplicemente entrando nell'ennesima filosofia della storia della geografia, in epoca di navigatori di serie Google Maps. Cosa può significare sta storia della geografia? E i filosofi non dovrebbero occuparsi di marketing e non scassare la ban. A prescindere da tutto, considero volgare il termine banana, un po' troppo sensuale forse per i miei lettori troppo eccitabili. Il sesso di certo è un trend troppo potente da tirarsi fuori, qui e ora, mentre si stava giusto avanzando questioni di geografia o di marketing. Tirare fuori il sesso nel bel mezzo di una conferenza di marketing territoriale, per esempio, come quelle che si tengono qui, sarebbe pericolosissimo, perché di sicuro...